È arrivata una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, chi sei? Io mi chiamo Marta. Marta. Marta, che segno sei? Sono del segno dell'acquario. Sì, quanti anni hai? 28. Dimmi, Marta. Allora, io sto con il mio ragazzo ormai da, saranno 2, 3 anni. Sì. Sì, lui si chiama Giovanni, è coetaneo mio. Quindi 28 anni e segno? Toro, Un segno di toro. toro. Chi vince? È una bella lotta, no? veramente, Lo riesci ad acchiappare? Ti riesce più che altro ad acchiappare te che sei un acquario molto sognante, molto volitiera, eh? infatti è un po' difficile questo rapporto. Io ho la sensazione da un po' di tempo che lui ha un'altra relazione. È un tuo pensiero. Il mio pensiero dettato, ecco, suggerito da certi comportamenti suoi. Ho capito. Quando siamo insieme spegne il cellulare, e, insomma, ci sono queste cosettine che fanno riflettere. Tu non gli chiedi come mai lo spegne? Sì, dice che una volta, non so, c'è la batteria scarica, un'altra volta sempre delle scusanti. Allora, sì, diciamo che se ho capito bene, devo guardare se Giovanni ha un'altra donna, giusto? Pane, pane, vino al vino, eh? Sì, dimmi la verità perché non è che muoio per lui, certo mi dispiacerebbe, però non è che muoio per lui, Ma lo dice anche la canzone, d'amore non si muore, ma non mi so spiegare perché io muoio per te, quindi si sta male, è vero. Marta, dimmi, basta. basta. Destra, sinistra o centro? Allora, io vorrei il mazzetto centrale. Oddio, ci ha pensato di non tanto di interrompere questa storia, però di mettere un attimino un po' di fermo, no, ma un po' allentare, neanche fermo, un po' allentare questa frequentazione. Cioè, lui per me ha bisogno di vedere se gli manchi, tu. Vediamo se c'è un'altra donna. E la donna bionda chi è? Tu? Tu come sei? Sì, io sono bionda, sì, sono io allora. Allora sei tu, già questo. Andiamo a vedere oltre. Senti, una donna che gli va dietro comunque c'è. Gli va dietro, sai quelle femminine un po' a gallina, no? Quando girano nel pollaio intorno al gallo? Lui è molto bello, ci sono molte donne che lo corteggiano. Beh, ma allora voglio dire, non è che si può prendere a cazzotti tutte le donne che te lo guardano. Lui è molto, diciamo, circondato da persone che comunque lo guardano, che lo stimano anche, perché dovrebbe fare un tipo di lavoro anche che, insomma, non è che non lo sente nessuno, è un Sì, po' protagonista, fa l'agente ecco. immobiliare. Ecco, quindi vedi che ha la sua scioltezza nel parlare. È un uomo anche molto carismatico, quindi molto romantico, molto attento, molto gentile. Senti quanti pizzi e merletti gli sto mettendo. Tutto ciò per in qualche modo rassicurarti che non ha un'altra donna. Lui ha una serenità che dice: io sono un bell'uomo, ho le donne che mi corteggiano, volendone potrei avere più di Marta, però sto bene così, lo vedo un uomo appagato. Ora, il fatto che c'è un po' questa altalenanza, il telefonino che si spegne, per me è dovuto alla presenza di questa donna che non sa gestirla, non c'è stato niente, questo secondo me avrei modo anche di appurarlo più avanti, che non è successo nulla. Ma questa donna ha il suo numero di telefono e questa donna potrebbe creargli nel contesto con te dei problemi seri. Quindi lui, nel non saper gestire questa cosa,
fa la cosa forse più stupida, invece di parlartene spegne il telefono, non l'affronta. Senti, se io ti do un nome, Sì? Luisa. Luisa? Luisa, sì. Luisa, sappiamo nient'altro di lei? Più o meno dovrebbe avere sui 25 anni e è uno scorpione. Vediamo questa donna nei confronti di Giovanni, giusto? Ok. L'hai vista mai tu? Allora, pensala intensamente. Anche se non Lo so. conosco. Lo so, in questo frangente lo devi fare, dimmi, basta. Basta. Destra, sinistra o centro? Centro. Madonna noiosa, sai, molto mugolosa anche, parla mugolando, vero? Ma non lo so, se c'è o ci fa. Quella è Non saprei. l'utilità, attenta, c'è cioè l'utilità, questa usa le sue armi o crede quantomeno di poterle usare per arrivare a un fine. Quindi qui di amore sinceramente non... Però c'è il pensiero di lei verso Giovanni. Non è lei la donna che tu devi temere. Guarda, lui un po' ci si diverte con questa, eh. La reputa una persona molto brava nel lavoro, ma proprio perché ha questo apparire, no? Questo voltafaccia, essere in un modo. Infatti lavorano insieme. Vedi, però la stima nel lavoro, ma perché è furba, non perché è intelligente. È scaltra, e quello dove il contesto lavorativo di Giovanni è un lavoro dove devi dimostrare furbizia, scaltrezza, quindi cioè, a lui servono persone più che intelligenti, furbe. Ma se no non vedo nessun interesse. Senti, Quindi guarda. mi assicuri che non c'è niente, non c'è, No, non è lei no, ma non c'è un'altra. Io vedo che quest'altra per... non è lei che gli fa spegnere il telefono. Non è lei. Ce capito, cioè no. Ma ci n'è sposeremo un'altra. mai? Com'è? Senti, io vorrei sapere se ci sposeremo mai, perché il mio sogno è di sposarmi con Giovanni. Sono tanti anni che voglio bene a questo ragazzo. Amore, c'hai 28 anni, quanti anni sono che lo frequenti? Come ti dicevo, sono all'incirca 3 anni, ma prima di questi 3 anni mi piace da tanto tanto tempo e non ero riuscita ad iniziare una storia. A me piace da quando avevo 15 anni. Allora, vediamo se sarà l'uomo della tua vita. Tuo marito, se sarà tuo marito. Sì, mi Ma è piacerebbe. alto? Sì, beh, è alto 1,86. Tu no, invece, vero? Ma sono normale, sono 1,60. Allora, dimmi, basta. Basta. Destra, sinistra o centro? Destra. Ma per lui c'è la donna bionda, guarda, la prima carta che ho girato. Proprio te lo voglio far vedere se sono capace, non lo so. Sì, donna bionda, quindi sei tu la Chiara. Vediamo cosa c'è, cosa si racchiude nel tuo avvenire con lui. Ma non è che sia proprio entusiasta lui di pensare al matrimonio, eh? Sai? Quindi mi dici che non è che Credo che gli sono venga poco, proprio un'eruzione cutanea tipo orticaria pensare al matrimonio. Non è portato per il matrimonio, mi dici? No, e ti dico di più, vive questa idea, questo progetto come un po' la morte di un rapporto, non una rinascita, lui vede un po' il definire una cosa, hai capito? I vincoli, i contratti, perché se vogliamo il matrimonio è un contratto, no?
beh, lui li vive male, vive tutto come una costrizione. Lui deve pensare che le cose, cioè lui sta con te perché gli va di starci, ma deve anche essere convinto che se domani vuole andare via, ce lo può fare, anche se non lo fa. Cioè, è una cosa psicologica, che subentra poi a un certo punto. Però il matrimonio, devo essere sincera, nei tarocchi non lo vedo. La consacrazione che dici tu, ma il fatto che quest'uomo ti stia accanto, questo senz'altro sì. Perché sta bene con te. Deve imparare a non temere, cioè lui ti teme, capito? Teme la reazione, appunto, se ti dice guarda, c'è questa persona che mi chiama. Mi fa domande stupide nelle ore più assurde, non sa che dirmi, non vorrei che lo fa quando siamo insieme e non so gestire la cosa. Su questo sì, piccole bugie buone. Capito. E allora mi vuoi dire che non è portato per il matrimonio? Non tanto, no, per niente, per niente. Ma accanto ce lo avrai comunque per, almeno per le carte, tu sai che hanno un tempo, no? Non hanno la peculiarità di poter vedere all'infinito, ma sicuramente per il tempo che dove arrivano la lettura, quest'uomo è accanto a te, quest'uomo non ti lascia. Senti, ho tempo per farti un'altra domanda? Certo. Allora, da un po' di tempo c'è il figlio del titolare che ha un occhio di riguardo nei miei confronti, è molto carino, carino in maniera, forse secondo me, esagerata, particolare. Ma lui, che intenzioni ha nei miei confronti? Allora, vediamo. Come si chiama? Quanti Franco. anni ha più o meno? Dunque, nato fine giugno, inizi, mi sembra, non lo so con esattezza. Però è sui 28 Comunque, anni come te più o meno? beh, più grandi cielo, sui 35. E è nato a giugno, inizi di luglio, ecco i primi. Quindi o è un gemello o è un cancro? Più cancro, vedrai. Dimmi, basta. Basta. Lui è libero, single. Meno male, destra, sinistra, centro. Centro. È tenero, mi tira fuori la carta dell'amicizia. Certo, se è cancerino è un po' lunatico, ma io credo proprio che lui sia cancro, perché la carta mi dice. Proprio mi si avvicina molto alla carta del cancro più che dei gemelli, eh? Capito. Vede una donna semplice in te, semplice ma nello stesso tempo non semplice che insomma una mezza cartuccia, semplice nel senso così come lui ti vede, lui crede che tu sia, non hai doppie facciate, sei sincera. Poi lui, vabbè, è stato scottato, credo, da un lungo rapporto logorante, insomma, adesso lui vuole vivere libero, Sì, ma nei infatti si è tuoi, ecco, lasciato dopo 10 anni di fidanzamento. ma nei tuoi riguardi veramente ha stima, cosa che secondo me, oltre che diciamo a un uomo piacergli le nostre gambe, gli deve piacere anche la nostra testa. Quindi il fatto che lui veda in te, cioè lui ti stima come persona, secondo me è buono, è bello questo. Non lo so come lo vivi tu, però che non dice bella ma stupida, non ti vede così, ok? Certo. Beh, a me piace Poi, tantissimo. Mi sembra affidabile per un rapporto, contrariamente a Giovanni che da un po' di tempo mi sta deludendo, fa delle cose che me lo fanno allontanare. beh, attenta comunque, non è che lui non. Sì, lui è una persona affidabile. Un passo indietro, ricordiamo che lui esce da questa storia traumatizzante per lui molto. Ha sofferto di questo allontanamento, forse cioè, c'è l'allontanamento, c'è l'amante, quindi qui c'è stato un po' di casino nel passato. Ha subito qualcos'altro oltre che l'abbandono, mi Sì, un capisci? tradimento. La sua ex, dopo che si sono Proprio la carta. lasciati, Sì. nel giro di 6 mesi si è sposata con un altro, con il suo miglior amico. Oh là, guarda, è classico, io non lo so, è inquietante questa cosa. Comunque è molto. Succede molto spesso purtroppo. Quindi
Quindi lui non è che le donne sono tutte uguali, le donne sono tutte in una certa maniera, però tu gli piaci, però non vuole pensare altro, capito? L'amicizia no, perché non ti vuole come amica. Sembra che ti vorrebbe mettere a congelare, poi quando lui si è ripreso un attimo, poi ti scongela e vediamo un attimo la situazione. Mi consigli di fare qualche passo? No, no, te lo Meglio sconsiglio qualche. proprio invece. Per me devi essere solidale come lo sei in questo momento, come lo sei sempre stata. D'altronde con lui sei molto naturale comunque tu, eh? Però non sforzarti, non devi essere ciò che non sei. Lui, se tu gli piace perché ti ha incominciato a sbirciare, a guardare, a studiare, guardando quella che realmente sei, capito? Quindi Io ho se tu. un atteggiamento dove sono molto discreta, sto sulle mie, ma lui ha capito che io ho un interesse per lui, E beh, sì. capito? Nonostante la mia discrezione lui ha capito, Ma mi dice. l'energia che si crea tra due persone che si piacciono, a volte anche magari sfiorandosi vicino a una macchinetta del caffè, penso che lavorate in un ufficio, Sì. un toccarsi, anche il tocco soltanto può emanare comunque un qualcosa, non ce ne rendiamo conto, ma i nostri sguardi, il ciò che si crea, appunto, per me il tuo sguardo emana qualcosa, il tuo modo di camminare, sei fatta di energia, Marta, quindi emani qualcosa, e lui uguale. Ma sai, in questi casi uno ha paura di fare troppo, di fare poco, uno non sa, cioè molta insicurezza. Ma perché pensare che per forza dobbiamo fare qualcosa? Non può venire tutto da sé? Guarda, hai delle carte molto belle, però più che per il presente sono carte costruttive, ma che si stanno costruendo da sole. È un mosaico, quindi piccoli pezzetti, non è fatto di mattoni, ok? Mosaico fatto uno a uno, pezzetto per pezzetto, si sta costruendo qualcosa nell'aria, intorno a voi, tra i vostri sguardi, che si concretizzerà magari non domani, tra un po'. Quando sarete pronti? Anche tu, Stella mia, devi definire questa storia con Giovanni. Lui, ecco, lui deve uscire da questo essere o non essere, questo è il problema. Quindi il decorso delle cose non può essere interrotto, né perché tu debba fare qualcosa, né perché lo debba fare lui. Il famoso e antico destino, no? La fatalità, deve capitare così. Lascia le cose che accadano da soli, sono più belle, sono quasi più desiderate, no? Tu vedi, tu adesso ne stai parlando con me, ma tra 10 minuti non ci pensi a lui, no? Poi domani ti può tornare in mente perché lo rivedi, il desiderio, cioè quanto è bello desiderare. E Capito. poi definisci un attimino questa situazione con questo toro, che più che con. Ma tu dove mi vedi meglio? Vicino a Giovanni o a Franco, caratterialmente? Si può vedere questo dalle carte, qual è la persona più adatta per me? Vediamo. Dimmi quando basta. Ecco, Basta. destra, sinistro, centro. Centro. Ma tu rimpiangi un uomo del passato, un fidanzatino, via. Ci penso qualche volta, ma anche con quello là è stata una tragedia. Sono un po' sfortunata. Con chi ti vedo meglio? Con chi ti vedo meglio? Andiamo per segno zodiacale, Toro. Sinceramente ti vedo più felice, senti la parola, guarda che ho usato felice perché vedo ridere, ti vedo giocare. È quello che ci vuole, no? Insomma, la vita deve essere sì costruttiva, ma dobbiamo anche ridere, scherzare. Ti vedo molto meglio con il cancro. Franco, Infatti mi dà serenità. Ma lo vedo scherzoso, il mondo cade addosso, lui,
ci gioca, a parte che comunque è anche un uomo benestante, quindi insomma, a parte il lato sentimentale, l'emotività, bontà sua, non c'ha da pensare alla bollette, ecco, per capire, no? E quindi è già qualcosa di molto, molto più sereno vivere così. Vedi, lo vedo affidabile per un rapporto sentimentale, per un matrimonio. Io ho bisogno di avere una persona al mio fianco perché papà non c'è più da tanto tempo, per cui ho queste carenze affettive. Giovanni non mi dà affetto, mentre Franco sento che anche con solamente un gesto mi fa sentire felice, mi fa sentire amata, E non serena. state insieme, e non state Eccoci, insieme. questo Pensa ti un devo po' dire. quando costruirete questa storia. Franco Franco affettuoso. sì, Franco. Giovanni è più freddino di suo, ma è un toro, no? Cammina per terra. Invece. Non è molto, non mi tiene molto in considerazione. Sono io che lo amo, ma penso che lui mi ama di meno, poco. Ama più, ama meno. Lui è. Gli basta quello che c'è, ecco, è come dice non una tavola, no? Quello che gli metti gli sta bene. Però a volte c'è bisogno di qualcosa che ci accenda un po' la giornata, anche quando sta per finire. Ecco, secondo me forse quello che riuscirai a costruire con come si chiama il cancro? Franco, Franco. È molto più costruttivo che quello che hai e che avrai probabilmente con Giovanni, perché ancora Giovanni c'è nella tua vita, eh? sì. Giovanni Comunque. certe volte mi dice che sono pesante, che sono petulante, gelosa, sì, che faccio sempre richieste di. Sì, ma tu lo sai che i tori li chiamano come secondo nome. Ciabattai, no? Loro le ciabatte sono tutt'uno, casa, ciabatte, telecomando. Quindi non è che anche lui Proprio. magari sia uno che sprizza energia da tutti i pori. Comunque, ascoltami, io ti invito anche a interpellare magari le nostre cartomanti che sono lì in studio. Non so, magari l'astrologa oppure un secondo, diciamo. Una seconda visione anche, un'altra persona, un'altra cartomante, e vedi cosa ti dicono, cosa ti dice. Certo, Fammi sapere, io vi ringrazio perché in questo momento della mia vita sono molto così fragile, molto sola, non so con chi consigliarmi. ma noi siamo lì anche per quello, ok? Ok, grazie Un bacione. molte, grazie, Ciao, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. grazie.